Allora, io vi racconto la nostra esperienza sul crowdfunding e la inquadro in un lungo processo di sviluppo di stampa 3D presso l'Università di Pavia. L'esperienza del crowdfunding è stata difficile perché siamo stati fra i primissimi, ma estremamente coinvolgente e estremamente arricchente per il nostro gruppo, tant'è vero che non solo è stata molto utile, come vedrete, per un problema proprio di finanziamento, perché ci ha permesso di innestare alcune cose molto interessanti, ma io spesso mi chiedo se quando ci possiamo rilanciare proprio come spirito anche di gruppo di ricerca. Siamo un gruppo abbastanza grandicello ormai, quasi 30 persone, ed è stato qualcosa di molto molto bello che dovremmo cercare di rivivere. Allora, il progetto che vi presento è qui riportato nella tempistica. In realtà mi piace ricordare che tutto nasce da, tutto nasce da una tesi di laurea di Stefania Marconi, poi ha avuto una serie di finanziamenti pubblici, ma sicuramente molto importante è stato il progetto strategico dell'Università di Pavia, il crowdfunding e poi dei laboratori che abbiamo aperto. L'idea della tesi di laurea era molto semplice ed è nata, era una tesi di un bioingegnere sotto la guida del professore Andrea Pietrabissa, che compare in tutte queste attività, e del sottoscritto. L'idea era quella di un algoritmo, quindi una cosa molto tecnica, un algoritmo per evidenziare il tumore del pancreas partendo da immagini di un paziente. Una tecnica software molto interessante, molto sofisticata. La domanda di base però è: una volta che ho sviluppato l'algoritmo, come faccio ad andare in seduta di laurea e a dimostrare quello che ho fatto? Quindi parto da immagini del paziente, evidenzio la patologia, la parte nera e quella cattiva, poi però voglio creare questo oggetto, e quindi la stampa 3D. Per cui ci siamo affacciati al mondo della stampa 3D e abbiamo iniziato a conoscerla. Dopodiché su questo si è innestato poi un'attenzione sempre maggiore, che è il tema strategico, un'idea del nostro rettore, cercare di lanciare alcune linee strategiche per l'intero Ateneo, quindi collaborazione, quindi ibridazione di idee, non solo tra ingegneri e medici, ma anche in tanti altri aspetti, matematici, materiali e così via. In questo si è innestato poi proprio la campagna di crowdfunding, che, come dicevo, è stata una campagna di successo, come si diceva, molto dovuto alla collaborazione di tanti giovani che sono andati nelle piazze, organizzazioni che hanno accolto nostri eventi, insomma, quindi andare moltissimo sul territorio. Ed è stata, dicevo prima, una campagna di successo innanzitutto per il gruppo, perché ha creato una dinamica all'interno del gruppo che a me è piaciuta moltissimo, quindi anche per noi è stata fortemente arricchente. È stata poi di impatto perché ci ha anche permesso di chiederci, quando è stata lanciata l'idea, qual è tra le tante idee che possiamo avere quella che più facilmente può avere un impatto in ambito sociale. Quindi l'idea era quella di sviluppare quello che dicevamo all'inizio e di utilizzare la stampa 3D per la chirurgia, quindi di portare a un livello superiore quello che abbiamo visto nella tesi di laurea. Quindi abbiamo lanciato questa idea, cioè l'idea era quella di stampare in 3D riproduzioni di organi, e poi vi spiegherò bene perché facciamo questo. Comunque la campagna è stata di successo, avevamo un obiettivo molto chiaro che era quello di comprare del macchinario, pagare delle persone, e è stata anche molto utile perché ci siamo sempre resi più conto che avere strumentazione ci permetteva di fare cose. Quindi abbiamo anche poi da questo spinoffata in un certo senso un'altra idea tra tema strategico di Ateneo e stampa 3D autofinanziata. È nato anche un laboratorio di prototipazione molto più ampio spettro. Quindi qual è l'idea della campagna di crowdfunding? L'idea era partire da immagini del paziente, quindi con un nome e cognome, e stampare una riproduzione fisica. Volevo portarvi gli oggetti poi nella fretta, oggi mi sono dimenticato.